tutti. Oggi video creazioni. Volevo farvi vedere cosa ho combinato in queste ultime settimane e parto da questi orecchini qua che ormai conoscete, visto che hanno preso parte in due miei ultimi tutorial sul Soutache, che sono gli orecchini Elif. Vi sono piaciuti molto, tanto da richiedermi un tutorial che abbiamo poi fatto insieme. Il modello mi piace molto, non è molto complicato, lo trovo molto, molto elegante. Abbiamo utilizzato questi cristalli 14x10, mezzi cristalli color oro da 3 mm, la catena strass, le perle, di agata colorata da 6 mm, la navetta Swarovski 14x7 e queste nappine color oro che io ho decorato ulteriormente con due file di perline color oro 15-0. Poi tutto è montato con queste monachelle con la fogliolina color oro. I retri li abbiamo fatto nel tutorial sulla cucitura dei retri. Questo è uno dei metodi per cucire i retri. Adesso ne arriveranno anche dei altri, spero di potervi fare il tutorial il prima possibile. Questi invece sono gli orecchini fatti insieme a voi nel tutorial. Anche qua abbiamo usato le stesse dimensioni di ovali. Ho utilizzato mezzi cristalli da 3 mm color verde bottiglia, questa agata colorata da 6 color verde, la navetta in vetro multicolor sul verdino. Abbiamo decorato tutto con questa nappina color oro che io dopo ho decorato con le perline, come vedete. Il retro è color oro, questa volta non l'ho cucito, e questo è un altro paio. Poi mi sono decisa anche di provare con il color argento e ho realizzati questi con ovali color lilla, i bicogni Swarovski da 3 mm, Amethyst AB, la navetta della Swarovski color Amethyst, vediamo se si vede il colore con luce artificiale, la pietra di agata colorata sul viola variegato bianco, queste nappine color argento, e questo è il retro sul color argento glitterato anche qua. E niente, questi sono i miei tre paia di orecchini Elif. Poi avevo realizzato questi orecchini qua con questi meravigliosi cabochon in resina color argento. Che sono tutti lavorati molto molto belli, montati con questi perni filigranati a goccia bellissimi, e con questi mezzi cristalli da 6 mm sul nero e le gocce jet della Swarovski. Il retro è in alcantara color argento, anche questo molto semplice. Io li trovo molto semplici, sono leggerissimi, però sono anche eleganti, magari per una serata li trovo veramente carini. Sullo stesso stampo ne ho fatti anche sul bianco e argento, sempre con questi cabochon lavorati in argento, che magari con il nero risalta maggiormente. Sempre montati con lo stesso tipo di mezzo cristallo sul bianco, le gocce white patina della Swarovski, le gocce, i perni a goccia filigranati, il retro è sempre sul color argento glitterato.
Poi ho fatto questi orecchini qua che non hanno ancora un nome. Adesso, prima di metterli su Etsy, cercherò di dargli un nome. Sono sempre lavorati con questi ovali 14x10 che a me piacciono tanto come colorazione. Questi cabochon a goccia in resina color fucsia fatti da me. Poi le perline Swarovski white da 3 mm, bicone Swarovski da 4 mm, bicone Swarovski da 3 mm, a catena strass color oro, questi perni a fiorellino molto belli, molto carini, e questa catena particolare presa da Royal Stone. Questi sono i retri. Con questa lavorazione con le perline sopra e questo è un altro paio di orecchini. Poi ultimo paio di orecchini che volevo farvi vedere sono i Mi Romance che ho deciso di rifarli dopo un po' di tempo, Total White, e sono fatti con queste stupende gocce della Swarovski White Patina 14x10. Le perline Swarovski da 3 mm, bicono Swarovski color cristalla B, le gocce Swarovski cristalla B sempre, tutto montato con questo perno a fiorellino delizioso con la perlina Swarovski al centro. I retri sono questi, avrei finito con finta Alcantara color bianco. E per di più l'ho preso, se non mi sbaglio, su Hobby Perline, forse sì. E adesso volevo parlarvi di un lavoretto che ho fatto per un concorso indetto da Royal Stone. Questo è il sito. Jury elencato tutto qua, quindi sono dei diversi negozi, magari di fotografia, oltre che di componenti per bijou. Il tema era Indie, che ho ricevuto da loro con scritto partecipa, quindi ho deciso di partecipare e in questo tema ho realizzato questo choker, che è molto colorato con le piattine color argento. Come vedete, la lavorazione non è difficilissima, è una lavorazione al soutache con questo motivo centrale a fiore, con questi due boccioli qua. Niente, la lavorazione è tutta intorno così, con queste con questi cabochon in resina a foglia multicolor. Poi ho fatto questa specie di micro pizzo con i biconi color crystal della Swarovski. Qua ho applicato dei pendentini con le gocce crystal platino white. Questa è una crystal white patina anche della Swarovski. Biconi Swarovski da 3 mm, 4 e 6, e queste gocce color crystal. Poi questo qua è un cabochon color white patina sempre della Swarovski, la catena strass è color argento che riprende anche qua nei petali del fiore. Che dire, biconi Swarovski Rosalind. Colarino, per adesso ho messo una chiusura così perché qua una volta messo su Etsy devo specificare che la cliente può decidere sulla chiusura, se la vuole magnetica, la vuole più lunga, più corta, secondo le proprie esigenze. Il colarino a me sembra carino. Ovviamente non ho vinto il primo posto. Giustamente c'erano dei capolavori, però importante mettersi in gioco e divertirsi a fare delle cose. Consideriamo anche il fatto che l'ho fatto in 2 sere, perché appunto il bigliettino
mi è arrivato tardi e quindi l'ho fatto in pochissimo tempo, però devo dire che mi sono divertita a farlo, quindi mi ha fatto anche un gran piacere a partecipare. Allora, queste sono tutte le mie creazioni fatte fino ad oggi al Soutache. Per quanto riguarda questi concorsi, durano mi sa fino a ottobre o a novembre, quindi se volete partecipare potete sempre andare sul sito di Royalstone e lì troverete tutti i dati, anche il regolamento per come partecipare. Io con questo vi saluto, ringrazio tutti i nuovi iscritti, tutti i miei vecchi iscritti perché mi seguite sempre e commentate, siete veramente fantastici. Se vi interessa qualche tutorial su qualcuno di questi orecchini, anche precedenti che avete visto sul mio canale, vi invito a scrivermi, qua sotto il video. Vi mando tanti bacioni, vi auguro buona estate e ci vediamo alla prossima. Ciao!